Si è conclusa con successo la prima edizione della Sagra del Fiorone a Corato, un evento che ha raccolto la partecipazione di migliaia di cittadini che hanno degustato il prodotto puro e unito ad altri ingredienti. Un frutto che al sud abbonda e cresce spontaneamente, mentre al nord è molto richiesto e di conseguenza anche costoso. Il fiorone è stato degustato come frutto, ma è diventato ingrediente principale di primi gelati e dolci. Abbiamo voluto valorizzare il fiorone. Perché è un prodotto alimentare versatile, quindi grazie al fiorone abbiamo inserito la torta al fiorone, il gelato al fiorone, pasta al fiorone, le crepe al fiorone, quindi tante specialità con il fiorone. In più abbiamo voluto anche valorizzare la zona artigianale di Corato, dove ci sono tutti gli artigiani di una volta, quindi abbiamo il restauratore, il piccolo falegname e il fabbro di una volta, quindi tutti i vari artigiani che hanno contribuito anche a organizzare questa bellissima manifestazione. La manifestazione ha avuto uno scopo benefico, come hanno sottolineato gli organizzatori, che attorno al fiorone hanno creato un'esposizione di prodotti tipici e intrattenimenti per i più piccoli. Il ricavato andrà anche per la costruzione di un rondò in questa zona, dove ci sono tanti incidenti, quindi vogliamo inserire questo rondò. Il divertimento per noi è inteso anche il divertimento semplice, cioè il gioco del tapilecchio o il tiro alla fune o anche una biciclettata partita da Piazza Cesare Battisti, coinvolgendo non solo i ragazzini, avendo come istruttore Felice Piarolli, che fa parte della scuola Franco Pellegrini, ma anche l'associazione Tandem, composta da Unione Cic di Corato, è stata trainata appunto da Felice Piarolli fino a qui. Questo tocca un po' il sociale. I giochi di una volta, si intende questi giochi semplici di strada, facendo in modo che i bambini non stanno più legati al computer o all'iPad o a tanti altri giochi che poi possono portare alla dipendenza e tanto altro.